Ciao a tutti dal vostro Marco Follese. Vittoria della Sampdoria per 3-1 sul Genoa nella 17ª giornata di campionato. Le reti di Gabbiadini, Caputo, autogol di Van Nistelrooy per la Sampdoria e di Destro per il Genoa. Diciamocela tutta, la Sampdoria ha strameritato di vincere il derby. Ha giocato 70 minuti alla grande. È passata meritatamente in vantaggio nel primo tempo dopo 6 minuti con Gabbiadini sul colpo di testa. Il Genoa non l'ha tirato in porta, anche perché Ekuban e Pander non sono mai entrati in partita. Nella ripresa Hernani ha avuto una colossale occasione per pareggiare, ma l'ha sparata alta al posto di piazzarla. E Caputo ha raddoppiato dopo una respinta di Sirigu su tiro di Candreva. Poi c'è stato l'autogol di Van Nistelrooy e poi è entrato Destro che ha fatto 3-1. Da quando è entrato Destro però c'è da dire che il Genoa è cambiato. È entrato lui, è entrato Portanova, sono usciti i due pali del Genoa, pali perché erano fermi, Ekuban e Hernani. Il Genoa è cambiato, ha tirato in porta, ha fatto il 3-1 col destro, poi ha beccato con Van Nistelrooy un palo esterno, e poi su calcio d'angolo, palo di Vasquez dopo una deviazione, palo pieno. Mancavano 10 minuti e là poteva cambiare la partita, si è aperta, si apriva. Andavi sul 3-2 con ancora un quarto d'ora, 10 minuti più 5 minuti di recupero. La partita si apriva, però la Sampdoria ha meritato nettamente di vincere questo derby. Genoa molle, senza grinta. Gli unici grintosi sono stati Capitan Criscito e Destro quando è uscito. Gli altri camminavano. Infatti, a fine partita, John Walder, proprietario della società, ha detto che a gennaio ci sarà proprio la rivoluzione. Qua c'è da cambiare tutta la squadra, tenerne tre o quattro, di titolari io ne conto tre o quattro. Possono essere Destro, Criscito, Rovella, Cambiasso, basta, tutti gli altri tutti da cambiare. E questo è quello che speriamo noi tifosi, anche perché la salvezza è a 2 punti. Al massimo, fino alla fine del campionato, del girone d'andata, può arrivare a 5 punti. Siamo a 5 punti con lo scontro diretto in casa, perché quasi tutti gli scontri diretti li abbiamo in casa. Con una squadra nuova possiamo salvarci. Abbiamo preso anche il nuovo general manager, Jonas Fors, che ex Lipsia, ha scoperto Timo Werner, Firmino, Mané, Keita del Liverpool, è andato al Vitesse in Olanda. È andato in finale di Coppa ad Olanda e in Europa League. No, no, bel personaggio, siamo tutti contenti. Siamo anche contenti della nuova società, ci vogliamo salvare. Con questo vi saluto, vi aspetto alla prossima. Ciao dal vostro Marco.